Siracusa in caduta libera al Desimone, porte chiuse, perde per 1-0 contro la Virtus Francavilla. Si tratta della settima sconfitta su 10 gare nel girone di ritorno. Stavolta Recite a disposizione Turati, che rileva lo squalificato Bruno, con conseguente spostamento di Di Sabatino sull'esterno destro con Daffara nell'altra corsia. Francavilla subito pericoloso con la punizione di Sarao parata in due tempi da Crispino, ma al secondo tentativo è Nunzella a fare centro piazzando la sfera all'incrocio dei pali, dove Crispino non può arrivare. Festeggiano i biancazzurri ospiti di Brunello Trocini. Prova a reagire subito il Siracusa col cross di Russini, deviato con un braccio da Tiritiello, ma l'impatto è decisamente involontario. Ancora Siracusa col tiro di Di Sabatino, che Catania corregge in rete, ma in netto fuorigioco. Poi è Tiscione a svirgolare il pallone con la difesa ospite che si salva. Nella ripresa subito fuori Fricano e Suare con Ottvale e Vasquez in campo. Il bomber argentino si destreggia bene e impegna in angolo l'ottimo Nordi. Ma è il Francavilla a fallire il 2-0 con Corrado, che si fa parare la conclusione ravvicinata da Crispino. Il portiere azzurro si ripete sul corner seguente. Nel recupero ancora Corrado sciupa il raddoppio per i suoi, calciando alto da posizione favorevole. Finisce qui con la meritata sconfitta degli azzurri, che domenica a Bisceglie si giocheranno tantissimo contro una squadra in salute, capace di uscire imbattuta dal difficile campo di Monopoli. Abbiamo avuto un po' di frenesia, d'altronde la partita per noi era importantissima. Siamo andati sotto in un momento che magari avevamo la più padronanza in mezzo al campo, e poi è stato difficile recuperarla. C'è stata tanta volontà, molto disordine, più si avvicinava alla fine della partita e c'erano meno geometrie, però c'era volontà che non è bastata. Devo dire che poi alla fine loro hanno solo sfruttato i calci piazzati, sapevamo che era il loro punto di forza. Allora nelle ultime partite, gli ultimi 11 gol li hanno fatti 9 su calci piazzati, una media incredibile, anche perché giocano così, si buttano a terra da tutte le parti del campo e mettono la palla dentro forte. Sapevamo questo, però ha trovato un gran gol e non siamo stati poi noi bravi a recuperare la partita. Ma io non credo che ci sia stato qualcuno dei ragazzi che non abbia messo volontà, che non abbia messo il massimo delle proprie possibilità. Quando si incontrano le squadre, poi molto spesso dipende da come ti lasciano giocare le altre squadre. Questa è una squadra che non lascia giocare, vanno sempre a terra, spezzano le giocate, hanno avuto 4-5 ammoniti, picchiavano in mezzo al campo, cioè erano sempre sul pezzo, e devo dire che hanno portato la partita nel binario che volevano loro. Noi ci siamo innervositi, abbiamo perso un po' di lucidità e in modo disordinato abbiamo cercato di recuperarla. Ci siamo trovati, a parte una parata nel secondo tempo, Crispino non ha fatto una parata né nel primo né nel secondo, ci siamo trovati sotto in modo immeritato, secondo me, e la voglia di fare risultato ci ha un po' penalizzati. Non si trovava spazio, difficilmente si trovava spazio nelle corsie, anzi è stato bravo Russini parecchie volte ad andare a arrivare sul fondo e mettere palla dentro. Dovevamo cercare di giocarla un po' più con il palleggio, infatti poi il secondo tempo è entrato Facundo Ottovale, che in mezzo al campo palleggiava, abbiamo allargato Tiscione per venire tra le linee, però loro erano sempre con 5 più 3 davanti la difesa, 5 in difesa e 3 lì davanti, che non ci davano possibilità di giocare. Possibilmente bastava poco per poter fare gol, non siamo stati fortunati. E Bisceglie non sarebbe cambiato nulla in ogni caso, perché noi, dico già da parecchio, che ogni partita è una finale, non cambia niente. Purtroppo quando si è sotto anche un punto fa classifica, fa morale, fa tutto, perciò quando poi non ce n'è c'è molta amarezza, però adesso la partita la mettiamo alle spalle e dobbiamo subito preparare la nuova contro il Bisceglie nel modo migliore. Sarà anche un'altra partita difficile perché è uno scontro diretto.